abbiamo praticamente nel nostro appunto laboratorio associato il concetto del social reading al concetto dell'insegnamento partecipativo, ovvero l'apprendimento cooperativo e partecipato, dove appunto gli studenti non hanno più un ruolo passivo, ma sono attori attivi dell'apprendimento. Quindi non solo ricevitori di contenuti, ma loro stessi produttori di contenuti e di conoscenza. E l'altro concetto importante è l'educazione tra pari, ovvero la relazione collaborativa tra studenti, in cui ognuno appunto è portato a cercare soluzioni, a contribuire con le proprie competenze nel processo di apprendimento. Le iniziative di Telecom Italia, questa slide, concedetemela, sono tantissime, impegnata nel mondo della scuola, non soltanto sui temi legati all'utilizzo della tecnologia, ma anche su temi di natura progettuale più legata all'educazione. Però Telecom Italia in modo particolare propone tutta un'offerta di didattica collaborativa e partecipativa. Nel far questo, ovviamente, noi, partendo da quello che è stato un processo che è stato avviato nei laboratori, abbiamo cercato dei partner industriali in modo tale da poter associare questo tipo di concetto del social reading appunto all'interno di una piattaforma che fosse di mercato, in modo tale da avviare un processo strutturato nell'ambito delle scuole. Scusate. Cosa abbiamo fatto? Insieme appunto all'USN Lombardia abbiamo firmato un protocollo d'intesa proprio per avviare una sperimentazione all'interno del territorio lombardo, abbiamo scelto le province in accordo con l'USR di Milano, Badia e Varese, per proporre questo progetto. Ci siamo focalizzati sulle scuole elementari proprio perché sono le scuole dove sono attivi meno progetti legati appunto all'utilizzo delle tecnologie digitali. Abbiamo messo a disposizione di delle scuole ovviamente che hanno aderito a questa piattaforma, questa piattaforma di didattica partecipativa e collaborativa in grado di favorire la lettura. Visto che siamo in la contemporaneità con Expo 2015, abbiamo invitato le scuole a lavorare su letture che hanno come focus proprio le tematiche di Expo. In particolare è stata Expo stessa che ci ha fornito degli articoli, delle letture legate alle tematiche dell'Expo da poter caricare nella piattaforma. Quali sono i principali strumenti didattici di questa piattaforma? L'organizzazione e la gestione della classe virtuale, monitorare i processi dei gruppi e dei singoli studenti, distribuire materiale, partecipare attivamente alle attività, apprendere ed insegnare strumenti didattici e apporto del digitale nella vita quotidiana. Questo per i docenti. Per i bambini, leggere e condividere libri e materiali, evidenziare il testo, inserire note, leggere le note che i compagni di classe e gli insegnanti hanno inserito, partecipare alla rielaborazione dei contenuti tramite strumenti collaborativi e condividere il risultato finale dentro o fuori l'istituto. È una carrellata molto veloce, questa piattaforma fa molto di più, ma noi ci siamo voluti nelle scuole elementari focalizzare su quegli strumenti che erano proprio necessari, il set minimo per avviare appunto questo tipo di sperimentazione. Tutta la sperimentazione che durerà quest'anno scolastico è focalizzata su tre principali punti in accordo appunto con l'ufficio scolastico: identificare il contesto didattico più opportuno, realizzazione del contesto applicativo di riferimento. Qui noi abbiamo fornito ovviamente anche dei corsi di formazione per le scuole, quindi abbiamo già fatto due sezioni. E poi la sperimentazione della soluzione realizzata e dei relativi modelli didattici, perché ovviamente noi vogliamo anche capire didatticamente come poi gli insegnanti, ognuno secondo le proprie esperienze e attitudini, avrà sperimentato questo tipo di sperimentazione di piattaforma nelle scuole. Non mi dilungo troppo, però volevo riportarvi dei pareri di alcuni insegnanti che hanno appunto in questi mesi utilizzato questa piattaforma. Partiamo da un parere di un insegnante di Cisliano: l'esperienza è stata molto positiva in quanto ha permesso di utilizzare ulteriormente le TIC in classe, di sperimentare l'apprendimento collaborativo. Ogni alunno ha portato molto
spontaneamente il proprio contributo, interagendo con gli altri in modo costruttivo. Tutti i ragazzi si sono appassionati all'attività proposta, sentendosi un elemento attivo ed essenziale del processo dell'apprendimento. Ciò ha favorito in particolare lo sviluppo di un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'altro, aumentando l'autostima degli studenti. Ecco, questo volevo fare un commento su questo appunto commento dell'insegnante. Io ho visto lavorare i bambini in classe con questi strumenti, ovviamente loro hanno un grandissimo entusiasmo perché sono tecnologie, diciamo sono un po' l'oggetto del loro desiderio poter utilizzare il PC, tablet, quindi poterlo fare a scuola l'hanno vissuta molto come un gioco, ma soprattutto la collaborazione che si innesca tra i bambini, perché magari ognuno mette a disposizione dell'altro le proprie competenze, magari anche il bambino che normalmente ha meno competenze da un certo punto di vista, però è magari più smanettone, quindi può aiutare il compagno di classe che magari è molto più bravo nelle discipline classiche, ma che magari è meno attenzio a certi strumenti, quindi si innesca una certa complicità anche tra caratteristiche e caratteri diversi. Un altro commento: utilizzare scuola.network con i miei ragazzi di classe quinta è stimolante, mi permette di creare lezioni multimediali coinvolgenti, adeguate nelle proposte operative. La risposta dei ragazzi è senza dubbio positivo, l'uso della piattaforma digitale li rende protagonisti del loro apprendimento. Essere social a scuola li rende capaci di elaborare, con il contributo di tutti, percorsi didattici significativi personalizzati. Ritengo sia una grande opportunità per il mondo della scuola. Questa è una scuola di Milano, l'Enau di Pascoli. Sempre l'Enau di Pascoli riporta altri due commenti, magari leggo le parti salienti. I ragazzi non hanno mostrato alcuna difficoltà nell'utilizzare gli strumenti messi in campo. Eseguire compiti assegnati in network Scuola Book è diventato divertente come un gioco, appunto. E poi permette la costruzione di una conoscenza partecipativa tra insegnanti e allievi. Alcune di queste scuole, ad esempio, hanno assegnato anche compiti a casa, è una piattaforma che sta in rete, quindi ovviamente accessibile da internet, per cui i bambini hanno vissuto questa esperienza anche con i genitori. Per finire, questa è una brevissima intervista che abbiamo fatto la prima volta che siamo andati in una delle scuole a presentare le esperienze, e a caldo abbiamo chiesto ai bambini, dopo un'ora di lezione che abbiamo fatto insieme agli insegnanti, una nostra psicologa appunto del laboratorio di innovazione e alcuni colleghi, questo è quello che i bambini pensano dell'utilizzo di una piattaforma di questo genere. Che loro assolutamente volevano rifare, che per loro è stato come imparare come un gioco, e che hanno trovato un'iniziativa molto interessante perché potevano utilizzare appunto i tablet, i computer per studiare. Grazie.